Oggi parliamo di Harmony, per gli amici One, una chain che ultimamente sta facendo molto parlare di sé grazie alla sua crescente adozione nei settori della DeFi, del gaming e degli NFT, guarda caso i settori più in voga del momento. Probabilmente avrete sentito parlare di DeFi Kingdoms, che è appunto un giochino play to earn costruito su Harmony, che mette insieme alcuni concetti della DeFi con i classici concetti del RPG, del gioco di ruolo molto molto semplice. È quella che si chiama insomma GameFi, che va molto di moda. Non vi voglio adesso parlare di DeFi Kingdoms, magari ci dedicheremo un video a parte, ma penso, se non ricordo male, che metà del capitale raccolto, gestito sulla chain Harmony nelle ultime 2-3 settimane derivi proprio da lui, quindi è un fenomeno sicuramente che vale la pena studiare. Al di là di questo abbiamo Curve, abbiamo SushiSwap, quindi il mondo DeFi è veramente fertile. Quello che rende particolare la chain Harmony è la sua scalabilità. È una chain estremamente performante, con fee pressoché nulle e transazioni istantanee, e la scalabilità è ottenuta grazie allo sharding, che è quella stessa soluzione che verrà implementata, per capirci, da Ethereum 2.0. Nel video di oggi andremo a esplorare bene tutti questi concetti, quindi facciamo la nostra ricerca barra analisi fondamentale su Harmony, partendo dalle solite domande. Ovvero, a che cosa serve? Perché esiste questa chain? Che cos'è che la differenzia, scusate, dagli altri Ethereum killer? E a seguire andremo ad indagare sulla tokenomics di One, che è il token, la coin o meglio nativa di Harmony, sul suo potenziale valore futuro, chiedendoci quindi se può essere un buon investimento oppure no, e dintorni. Alla fine andiamo a vedere le migliori piattaforme DeFi attualmente esistenti su Harmony, quanto rendono, se ha senso utilizzarle e quale può essere il loro futuro. Il tutto compresso nel minor tempo possibile, giuro che farò del mio meglio. Ora la smetto quindi di parlare e andiamo subito al nostro contenuto. Seguitemi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Questo video segue un po' la serie della nostra disamina, della nostra ricerca e analisi fondamentale sui Layer 1 e sulle coin che più vi interessano, proprio perché parto da voi, ve le chiedo di volta in volta. E infatti rinnovo di nuovo la domanda di scrivermi nei commenti quale è la prossima coin che vorreste vedere analizzata in questa serie di video, oltre ovviamente a cosa ne pensate di Harmony. Ho lasciato dietro il grafico perché sono sicuro che buona parte della vostra curiosità deriva dal fatto che recentemente abbiamo fatto nuovi all-time high su Harmony con un trend decisamente crescente, quindi ci si viene da chiedere, no? Ma da cosa arriva tutta questa FOMO? C'è una motivazione dietro anche fondamentale oppure è pura speculazione? Oggi proveremo a rispondere. Io vi dico la verità, esplorando questa chain, perché anch'io di fatto, già correggo il nome che era sbagliato, anch'io sono stato incuriosito dalla sua crescita di prezzo, ho scoperto che i fondamentali sono molto interessanti, in particolare la sua realizzazione tecnica. Andiamo a capire su che cosa si basa, cioè quali sono le sue caratteristiche principali. È una smart contract platform orientata alla scalabilità, quindi vi sto dicendo in paroloni il termine Ethereum killer, ma in realtà non nasce come Ethereum killer, ma nasce come blockchain alternativa ad Ethereum, perché ha delle particolarità differenti, adotta soluzioni differenti rispetto a Ethereum e quindi diciamo che ci si affianca più che andarla a voler sostituire. È la prima blockchain proof of stake, vi spoilerò già l'algoritmo di consenso che è di tipo POS, che ha implementato con successo la soluzione dello sharding. Come vi ho detto, è quella che implementerà anche Ethereum 2.0 nella sua realizzazione finale. Un'altra caratteristica da non sottovalutare è la compatibilità con la Ethereum Virtual Machine, il che la rende molto più facilmente e velocemente utilizzabile come soluzione alternativa ad Ethereum, per l'appunto, dalle principali piattaforme DeFi ed app
costruite nativamente su Ethereum. Inoltre, per noi utenti, la rende più masticabile e più semplice perché possiamo interagire con le dApp di cui abbiamo parlato poco fa direttamente con MetaMask, che ormai direi lo conosciamo un po' tutti. Come vi dicevo, la scalabilità è la sua arma vincente, è ciò che la rende particolarmente interessante. Perché, ascoltate, ha una possibilità di throughput, quindi di transazioni al secondo gestibili, superiore anche alle 200.000. È un numero molto molto alto. E pensate che al momento, come vi dicevo, implementa lo sharding, al momento ha 4 shard, ovvero la blockchain è frammentata in 4 pezzi. Se si riuscisse, e nel piano, nella roadmap ovviamente c'è, di scalare a più shard, a un numero maggiore di 4 di frammenti, si riuscirà a ottenere un throughput ancora maggiore. Chiaramente maggiore è il numero degli shard e maggiore è il throughput teorico. Dico teorico perché poi ci sono tutta una serie di complicazioni che insorgono all'aumentare del numero degli shard. In particolare, sto seguendo questi punti un po' così a braccio, non in ordine, ma mi viene bene così. In particolare, dicevo, l'interoperabilità cross shard. Quando si ha una blockchain frammentata, ovviamente insorge il problema del far parlare tra loro i diversi frammenti, perché altrimenti c'è il rischio che ognuno va per sé, poi non sono più sincronizzati, si perde l'ordine delle transazioni e succede un gran casino. L'interoperabilità cross shard è una caratteristica molto tecnica che sinceramente non ho idea del come venga realizzata, ma sappiate che su Harmony è pressoché immediata. Quindi se ci fosse una transazione su uno shard e un'altra su un altro shard che devono essere per qualche motivo messe in serie, si riesce a farlo senza latenza, ok? Approssimando, o comunque con una latenza minima. Come vi dicevo, abbiamo 4 shard, 4 frammenti, uno shard 0 che è quello più grande e altri 3. Lo shard 0 lo possiamo andare a mettere in parallelo, è simile come concetto alla Beacon Chain di Ethereum 2.0. L'algoritmo di consenso è un proof of stake che vedremo meglio tra poco perché è interessante anche quello. Il costo di una transazione è nullo e quando dico nullo intendo proprio 0,00001 centesimo di dollaro. E la finalizzazione è immediata proprio perché, per come è costruita, per l'architettura che ha, le transazioni sono veramente istantanee. L'algoritmo di consenso è l'altra particolarità interessante che, combinata allo sharding, rende possibile questo livello di scalabilità, oltre comunque a una discreta decentralizzazione e una sicurezza comunque assolutamente buona. Come funziona? Allora, vi ho detto, è un proof of stake particolare, si chiama Effective Proof of Stake o EPOS. I validatori, abbiamo un pool di validatori che sono all'incirca di 250 per shard, non mi ricordo se l'ho scritto, no, non l'ho scritto, ma ce lo aggiungo, circa 250 per shard e quindi con un totale di poco meno di 1000, non sono esattamente 250, a volte a qualcuno meno, ma arrotondiamo, più o meno il numero è quello, e i validatori sono assegnati random, quindi vengono mischiati, diciamo, ogni epoca. Un'epoca è un ciclo temporale sulla chain di Harmony e un'epoca dura circa 21 ore. Ogni epoca viene mischiato questo pool di validatori assegnandoli a uno shard diverso, potenzialmente diverso, da quello sul quale si trovano, perché di fatto, come vi dicevo, ci sono 250 circa validatori per shard che si occupano soltanto di quello specifico shard. Quindi in sostanza questo è anche il motivo della alta scalabilità. Se uno shard è come fosse una blockchain a sé, io vado a dividere, no, il peso delle varie transazioni sui vari shard e così facendo riesco a snellire di veramente tanto, un fattore veramente alto, la velocità e ad abbassare il costo delle fee. E se questo lo combino con un proof of stake efficiente, questo diventa esponenzialmente ottimizzato, ancora meglio, insomma. Questa assegnazione randomica rende difficile quello che
che si chiama front running, ovvero il capire in anticipo dove sarà uno specifico validatore nell'epoca successiva, ad esempio. Perché? Perché se si mettessero d'accordo in questo modo e ci fosse una quantità di validatori malevoli, quindi che vuole danneggiare la chain a suo vantaggio, numerosa, sufficientemente numerosa, se si mettono d'accordo possono sapere bene o male dove si trovano e quindi organizzarsi per andare a falsificare un blocco, andare a firmare due volte una transazione e quindi fare double spending e tutte quelle cose che rendono meno sicura una chain, perché si va a falsificare quelle che sono le transazioni scritte al suo interno. Con questa assegnazione randomica, al contrario, abbiamo l'impossibilità teorica di questo front running e quindi del comportamento malevolo. A questo si aggiunge, sì, l'ho messo dopo, anche lo slashing, che è un altro incentivo a non comportarsi male, è importante. Molte chain non lo hanno, Harmony ce l'ha. Lo slashing, se viene beccato, qualche validatore fare ciò che non deve fare, quindi ripeto, è un incentivo a comportarsi bene che è assolutamente fondamentale, soprattutto in un proof of stake che ha un numero di validatori molto limitato rispetto ad esempio ai proof of work. Comunque, ritorniamo a noi. Un altro punto molto interessante di questo algoritmo di consenso è la riduzione delle reward di un validatore se ha troppo stake su uno shard. Allora, ve lo dico in maniera potabile. Cosa vuol dire? Immaginatevi che un validatore abbia un sacco di potere di voto, quindi uno strapotere, su un singolo shard. Quindi diventa veramente uno, ripeto, uno strapotere, ha troppo potere di validazione su quello shard. E quindi cosa succede? Viene ridotta la sua ricompensa a lui e a chi gli delega il suo stake. In questo modo cosa succede? Il validatore è incentivato a dire: ma io anziché tenere tutto questo stake su un singolo validatore vado a crearne 2, 3, 4 e divido un po' lo stake. E inoltre i delegators, i delegatori dicono: ma no, io me ne vado da questo validatore, ci guadagno molto meno. E quindi, diciamo, viene incentivato l'equilibrio tra il potere dei vari validatori che in quella specifica epoca, in quello specifico periodo sono online sulla chain e validano la chain. È un modello preso da... è simile a quello di Cardano, degli stake pools di Cardano. Andiamo avanti sempre su, parlando di qualche numero di questo proof of stake. Per diventare un validatore serve almeno uno stake di 10.000 yuan. Yuan è la coin di Harmony e 10.000 yuan adesso non mi ricordo più a quanto equivalgono, ve lo dico subito giusto per avere un'idea, 3.500 dollari direi, quindi neanche un'esagerazione, mentre per delegare ne servono soltanto 1.000, quindi 354 dollari circa. L'hardware non è eccessivamente restrittivo, non serve una postazione con potenza di calcolo folle, è importante avere un disco SSD il più veloce possibile per la lettura e scrittura dei dati in velocità e una connessione di rete veloce, ma è possibile far girare un validatore anche su un Raspberry Pi, giusto per capirci. Per delegare, ve l'ho detto, servono 1000 yuan e l'APY dello staking è proporzionale alla percentuale del totale di yuan messi in staking rispetto al totale di yuan circolanti. In particolare, minore è la percentuale in stake e maggiore è l'APY, per dire dai, mettete in staking che c'è un APY più alto, anche perché è fondamentale avere una buona percentuale in staking per la sicurezza e la salute del network. Al crescere della percentuale in staking decresce l'APY venendo a mancare questo incentivo. Lo staking al momento viene sbloccato dopo 7 epoche, quindi se voi mettete in staking anche in delega i vostri yuan, prima di riaverli, voi li sbloccate e dovete aspettare queste 7 epoche, quindi circa 6 giorni. E ripeto, c'è lo slashing se un validatore si comporta male.
Quindi, per andare a vedere meglio questo tema dello staking, possiamo andare a vedere la dashboard staking.harmony.one, dove si può vedere un po' un riassunto di tutti i dati interessanti inerenti deleghe, validatori e staking, per l'appunto. Qui sotto validators, vedete, abbiamo l'elenco di tutti i validatori eletti e non eletti, di cui tra poco magari parliamo meglio. Come mai sono 259? Perché alcuni di loro hanno più di uno slot. Infatti, se andiamo su Analytics, vedete che di fatto noi, come previsto, abbiamo 250 validatori per ogni shard. Lo shard 0 al momento ne ha un po' meno, e di cui, vedete, ci sono quelli eletti e quelli non eletti in una proporzione più o meno, diciamo, costante. E vedete che qua abbiamo, se mettiamo in ordine per total, che è lo stake totale, vedete il numero di slot che i validatori in questione hanno, quindi alcuni ne hanno più di uno. Il totale, come vi dicevo, è di 250 slot circa, vedete che in realtà sono 900 in totale, per ogni shard. E per andare a delegare i nostri one, noi dobbiamo scegliere un validatore. Per sceglierlo io farei attenzione, vabbè, all'uptime. In realtà non viene punito più di tanto un validatore che non ha un uptime altissimo, però è sempre meglio avere un uptime chiaramente più alto. La commissione, attenzione ad andare a vedere anche il possibile cambio. Vedete, max commission change 5% al giorno, quindi questo al momento è 5%, ma se lui vuole la cambia potenzialmente anche del 5% al giorno. Sicuramente non sarebbe una buona mossa, ma, come dire, sappiate che c'è questa possibilità. E questo è quanto per ciò che riguarda lo staking. Chiaramente poi c'è lo staking sugli exchange, che è estremamente semplificato. In questo modo, se lo si fa puro, cioè dal proprio wallet che va collegato, si sceglie il validatore e lo si delega. Se si vuole creare il validatore, invece, c'è da appunto far partire la macchina, andare a installare il client, andare a mettere il proprio stake e poi iniziare la propria campagna, diciamo, per accaparrarsi le deleghe altrui, che più ne si ha e meglio è. L'APY, guardiamolo insieme, vi ho aperto la pagina di stakingrewards.com apposta, al momento è all'incirca, mi pare, dell'8%, vedete? Qui è variabile in base al validatore che si sceglie, ma mi pare che sia il netto, perché poi qua c'è anche il lordo, il netto è all'incirca dell'8%. E la percentuale di one in staking è del 41,88%. Come vi ho detto, la ricompensa è variabile in base alla percentuale di staking, quindi se questa dovesse aumentare, la ricompensa diminuirebbe. Andiamo avanti all'ultimo tema, che è quello della tokenomics di One. A che cosa serve innanzitutto il token One? Staking governance fees, quindi le classiche funzionalità di una coin. E governance perché c'è comunque una governance on chain su Harmony, in cui si vota per nuove proposte, si fanno nuove proposte e si va a migliorare la chain, insomma, pesando il voto sui token holder. Chi più ne ha, più ha potere di voto. E in questo modo si evitano fork, c'è tutto il solito discorso dei pro della governance on chain. La supply di One è potenzialmente illimitata. Perché potenzialmente? Allora, perché il suo funzionamento, a parte ovviamente lo sblocco dei token investing, quindi bloccati agli early investors, di cui parliamo tra poco, l'emissione annua è di circa 441 milioni di coin all'anno, per l'appunto. Questa emissione è riducibile potenzialmente a zero, ma come, vi chiederete? Allora, le transaction fees e lo slashing vanno a bruciare queste coin emesse. Quindi più c'è movimento sulla chain e più slashing vengono fatti ai danni dei poveri validatori, e meglio è poi per i token holder, perché c'è una minor diluizione. L'idea è che in un momento in cui ci sarà un'adozione di massa talmente alta da bruciare 441 milioni di yuan all'anno, allora avremo zero issuance, si dice.
che non vuol dire che diventa deflazionario, perché non si può mai bruciare più coin di quelle che verrebbero emesse. Quindi quelle che già ci sono non si vanno a toccare, si vanno a togliere, quindi dalle transaction fee e dallo slashing, lo si va a togliere dai 441 milioni l'anno che vengono emessi, altrimenti c'è l'inflazione. Quindi di fatto il validatore ha sempre l'incentivo, ci guadagna o dall'inflazione, se non ci sono abbastanza transaction fee e slashing, o altrimenti dalle transaction fee e dagli slashing altrui. Questo è il modello di tokenomics. Per quanto riguarda invece gli early investors, diciamo che il grosso dello sblocco è già avvenuto, noi siamo più o meno qua, come vedete, e quindi questo va a incrementare di pochi punti percentuale l'inflazione effettiva. Questo era ben diverso ad esempio con Mina Protocol, con altre chain che abbiamo guardato, che erano molto più indietro nel loro vesting, nella loro timeline appunto di sblocco dei token, e quindi sicuramente fa, perché va a modificare quella che è l'effettiva offerta della coin. Ultima parte, le polemiche. Polemiche verso Harmony sono soprattutto di due tipi. La prima è sulla centralizzazione, perché io prima vi ho detto del numero di validatori, che abbiamo visto essere all'incirca 250, di cui appunto, perché alcuni hanno molti nodi, e di questi 250 ce ne sono alcuni, abbastanza, mi pare un 20-30%, se non ricordo male il dato, correggetemi se sbaglio, che sono del team di Harmony. E quindi questo introduce una componente, secondo alcuni, di centralizzazione. Di fatto, se ci pensiamo, già 250 validatori, oddio, c'è di molto peggio, perché ci sono alcune chain, cioè in media ad esempio le Tendermint, quelle che usano quel consenso lì, ne hanno un centinaio. Poi ci sono diverse soluzioni proof of stake, ognuna col suo numero di validatori. 250, diciamo, è un numero medio, di sicuro non spicca per decentralizzazione. Però se contiamo che molti di questi sono del team, sicuramente questo abbassa ulteriormente il tiro. Inoltre non c'è stata in passato, soprattutto, molta trasparenza sui fondi del team, come venivano gestiti, come venivano utilizzati. Ad esempio, al lancio della mainnet, gli unici validatori erano praticamente quelli del team, e che hanno accumulato quindi una quantità veramente industriale di token One. Non si è mai capito bene che cosa ne facessero e dove li allocassero, ma recentemente, mi pare qualche mese fa, hanno pubblicato un report proprio al fine della trasparenza, dove hanno spiegato un po' meglio. Però diciamo che la trasparenza non è proprio il loro forte, questa almeno è la polemica che gli viene fatta. Mi sembra giusto presentare i pro, ma presentare sempre anche i contro. Questo è quanto. Adesso andiamo a vedere in breve le principali piattaforme che al momento cubano capitale. Allora, io ho preso sempre DeFi Llama come, diciamo, dashboard sul capitale gestito nelle varie DApp, e abbiamo in primis DeFi Kingdoms, come vi dicevo, che è un giochino play to earn con un RPG, con le dinamiche da RPG, e alcune dinamiche come il liquidity mining, il farming e simili, tipiche della DeFi, quindi la cosiddetta GameFi. Non solo, perché poi il token in sé avrà altri utilizzi, però è un gioco ancora molto in via di sviluppo, ma è interessante da seguire. Se vi va, ne possiamo parlare in un video dedicato, fatemelo sapere nei commenti. La cosa interessante è anche l'integrazione, vedete, col mondo Luna. Tra Harmony e Luna c'è un bridge molto efficiente che permette di portare UST e Luna anche sulla chain Harmony, il che di sicuro non ci dispiace. Quindi questo è uno, non ci ho mai giocato, vi dico la verità, quindi dovrei ancora esplorarlo un po', ho giusto letto una sua presentazione. Poi abbiamo Sushi, il classico DEX che ormai non ha neanche più bisogno di presentazione. VyperSwap invece è l'unico DEX nativo Harmony, ovvero è nato su questa chain. VyperSwap ha degli APY, tra l'altro, particolarmente gustosi su One, chiaramente. E anche, guardate, ve l'ho detto, c'è dentro Luna UST per via dell'integrazione del bridge che si ha tra Harmony e Terra.
consiglio di darci un occhio, in particolare se si vuole andare a farmare su One, perché le altre coppie sono o esotiche, quindi con dentro Viper, o altrimenti meno interessanti. Poi ci sono i porting dei token di altre chain come Matic, vedete, con l'uno davanti che sta per One di Harmony per l'appunto. E su Harmony, non ve l'ho detto, o forse sì, non mi ricordo, ci sono i loro standard HRC20 e HRC721, analoghi degli ERC di Ethereum, con lo stesso utilizzo. Quindi è possibile creare token, è possibile creare NFT, e tra l'altro il mondo degli NFT su Harmony è in forte crescita. Hanno fatto i domini NFT simili ad Unstoppable Domains, hanno fatto varie cose, insomma è in un momento di forte crescita anche questo trend. Infine abbiamo Curve, che anche lui non ha bisogno di presentazioni, con in particolare il 3 pool che, vabbè, ha un 17% di APY, che ultimamente non fa neanche più gridare al miracolo, perché ci siamo abituati troppo bene anche sulle stablecoin. Oltre a questi abbiamo poi alcune piattaforme già note come Bifi Finance e alcune piattaforme minori, vedete, poi no, AnySwap anche lei è già nota, è soprattutto un bridge, piattaforme minori in termini di capitale gestito. Tuttavia il capitale è in un palese uptrend, quindi sicuramente vale la pena continuare a seguire questa chain e i suoi sviluppi. Come vi ho detto, DeFi Kingdoms è quello che sta prendendo più piede, con un raddoppio quasi, più 46%, no, in realtà più, quasi più 50%, volevo dire, di capitale gestito negli ultimi 7 giorni. Cosa ne pensate? Come vi sembra? Lasciatemi anche voi la vostra opinione nei commenti, così ci confrontiamo, e fatemi sapere anche qual è la prossima coin che vorreste vedere analizzata. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!